tutte le impossibilità concrete, per un periodo che è 10 alla 17 volte più lungo dell'attuale stima della vita dell'universo noto, ben inteso quel 10 alla 17 come stima dell'età dell'universo, non vi so dire quanto sia attendibile, però è chiaro che stiamo parlando di tempi incredibili. Allora, vedete, quando io sono in un ambito nel quale mi dicono guarda, queste cose le faccio correttamente e poi vedo un risultato sperimentale di questo tipo, posso pensare a due cose: o che è capitato qualcosa di rarissimo, oppure che l'ipotesi fatta sia falsa. Bene, molte considerazioni serissime di statistiche, di previsioni, di fatti che impattano con la nostra vita, eccetera, eccetera, di conoscenza scientifica, sono basati su questo fatto. Questa ipotesi la puoi accettare o no? Se fosse vera, questi dati sono a volte così rari. In ambiti tumorali, se c'è, non so, quando si dice che non ci sia relazione tra fumo e danno tumorale al polmone, beh, se non ci fosse relazione, i dati sperimentali avrebbero probabilità dell'ordine di 10 alla meno 36. Cioè, quei fatti sperimentali si dovrebbero ottenere per puro caso una volta su 10 alla 36 simulazioni di questo mondo. E allora sembra assurdo, e non si può dire la probabilità è zero, cioè non si raggiunge mai certezza o riduzione totale dell'incertezza. Però continuare a pensare che tanto non è vero, questo sì è un comportamento puramente cretino allo stato di quello che si conosce oggi. Soltanto che bisognerebbe parlare in modo molto più serio nelle sedi adatte per indicare cosa vogliono dire questi fenomeni. Quindi quando si parla di probabilità c'è un contrasto a volte, no, fra ipotesi fatte, condizioni che potrebbero essere vere e fatti sperimentali. Curiosamente in questo contesto, se si tratta di usare i fatti sperimentali per negare che un'ipotesi sia vera, si assume spesso come ipotesi quella che proprio si vuole negare. Nel caso tumore, eccetera, facciamo finta che ci sia indipendenza fra fumo, eccetera, e danno. Se ci fosse indipendenza, ci dovremmo aspettare questi tipi di dati. È molto facile valutare i dati attesi se ci fossero indipendenza. È come nella moneta. Se fosse perfettamente simmetrico tutto, ci dovremmo aspettare su 100 lanci circa 50 teste. La difficoltà è questa. Se faccio i lanci e osservo 98 teste, e ripeto, o sono in un ambito che mi dà assoluta garanzia che tutto è regolare, oppure dubito seriamente. C'era un mio collega statistico che diceva: se questo fatto succede al casinò di Sanremo, può anche darsi che lo vedo, che qualcuno una volta lo veda nella vita. Ma se succede in via Preto, che è un quartiere di Genova dove attualmente ci sono bari e vari tipi di vita, sono certo che mi hanno derubato. E così stanno le cose anche a livello scientifico. Si può ridurre l'incertezza a zero? E purtroppo no, vedete, capita proprio come nella moneta. In realtà una moneta può essere assolutamente regolare, è tutto regolare, il processo di estrazione è tutto, può capitare che esca sempre croce, addirittura 100 volte su 100. Cioè non c'è una esclusione logica, no? Nelle scienze esatte ci sono i teoremi del tipo alfa implica beta. Se osservo non beta, alfa è falsa. In altre, nella fisica, eccetera, quando si dicono le leggi di Newton, sono assunte a leggi esatte. È così, punto e basta. Ma pensate che molti leggi invece della chimica, gli orbiti degli elettroni, quello che nel piccolo, molti fenomeni sono veri solo in probabilità, cioè c'è la probabilità che un elettrone abbia quell'orbita più o meno elevata, e c'è un'altra probabilità che abbia un'altra orbita.
niente, diventa troppo discorso, troppo complesso il discorso, e francamente lo lascio così. Io non avrei altro da dirvi, visto che i miei tempi sono quasi consumati, però se avete voglia di sentire altro, ci sono altri argomenti interessanti. Se invece volete chiedere qualche cosa su qualche tema che in qualche modo è pertinente a quello che abbiamo trattato, chiedete. E se invece volete andartene, andate, cioè non so se vi posso autorizzare questo. Io sono a vostra disposizione. Essere capaci, per quello che si può, di interpretare questa realtà secondo la condizione fisica, storica e temporanea nella quale ci troviamo. Per il resto non possiamo... E noi parliamo solo di modelli. Ecco, modelli, giusto. Modelli semplificativi, ma pensate un po' quando... Ora, ahimè, lei mi obbliga a dire qualche parola. Dica. La geometria euclidea. Gradita o no che sia, gradita o no che sia, contiene comunque un bel inganno. Sembra che parliamo di un mondo così com'è. Se parliamo di piano, diciamo questo è piano, quello lo può essere, questo è perpendicolare, eccetera. Non esiste nessun segmento. Non c'è niente che io sappia nel mondo fisico che corrisponda a quell'idea di linea retta, perché è tutta compatta, che so io. Ma guardate questo, guarda, vi faccio non un gioco, ma pensate a questa frase, è proprio stimolante, vi prometto poco tempo ed è meno euclideo di quanto non segue, può essere un centro della geometria euclidea. Quando è stato inventato il raggio laser, che è bellissimo, il laser. Utilissimo per le operazioni chirurgiche, per i lettori di tutti i calcolatori, eccetera, eccetera. Una delle sue applicazioni era, ed è tuttora, nella possibilità di fare misure di precisione di distanze. Allora si diceva, sapete all'incirca quant'è la distanza fra la Terra e la Luna? È circa, mediamente, 386.000 chilometri, una bella distanza, insomma, no? 386 volte l'età. Il raggio della Terra è circa 6.350 chilometri, questo è 386.000, il raggio naturalmente non lo sappiamo, la Terra non è sferica, ma anche qui vedete come va bene parlare di un modello, momentaneamente fai conto che sia una sfera per certe cose. Per esempio ti spieghi le stagioni, ti spieghi tante cose, se pensi all'asse inclinato e a questa la pensi come